Quanto guadagna uno chef stellato? Qual è quello più longevo? Che fine hanno fatto i primi B stella italiani? Queste e altre risposte in questo video. Osservando una delle tante pile di pneumatici, Edouard Michelin esclamò sorridendo: con due braccia e due gambe sembrerebbe proprio un bell'omino. Pensate quanta strada ha fatto. Fu registrato come Bibendum, trae ispirazione dall'Ode di Orazio. Simboleggiava la capacità della Michelin di superare con facilità strada e ostacoli, di berli. Ed eccolo alle prese con un calice pieno di insidie che si potevano trovare sulle strade di quel periodo. Ferri di cavallo, chiodi, pezzi di metallo. Ma perché quell'aspetto? Sigaro, occhialini sottili, rappresentava perfettamente la borghesia novecentesca, gli unici che potevano di fatto permettersi un'auto a quei tempi. Quanto vale oggi una stella Michelin? L'ottenimento della prima stella in media permette di innalzare il fatturato di circa 50 punti percentuali, in soldoni circa 700.000 euro. Per la seconda e la terza stella gli incrementi sono meno significativi, ma comunque consistenti. 18% circa per chi passa da una a due stelle e il 25% per chi ottiene la terza stella. Ma non fermatevi qui. Oltre al ristorante ci saranno altri introiti come show cooking, eventi, consulenze, pubblicità. Di che cifra parliamo? Il cachet legato alla presenza varia dai 4 ai 30.000 euro, anche in base alla notorietà. Le stelle creano anche benefici per la comunità che li circonda. Pensate ad esempio ai pernottamenti nelle strutture ricettive locali. Il gruppo che fattura di più in Italia è Alaimo. Tra shop, ristoranti, fatturava pre-Covid quasi 13 milioni di euro. L'ultimo bilancio parla di circa la metà, considerando il Covid non è male. Ah, se non lo avete visto, c'è un video sul canale. Qual è il piatto più costoso in Italia? Si trova all'Enoteca Pinchiorri, la cotoletta di Faraona con mille foglie di patate bianche di montagna, fonduta di taleggio e tartufo bianco. Viene servita al prezzo base di 245 euro. A proposito dell'Enoteca, sapevate che il 17 novembre 1992 l'Enoteca fu coinvolta da un incendio che fece perdere quasi 25.000 bottiglie di vino pregiato? E sapevate che Giorgio Pinchiorri, durante il divampare delle fiamme, si lanciò in cantina per salvare alcune di quelle etichette? Ma soprattutto che a quel salvataggio partecipò anche lo chef Carlo Cracco? Un incidente che in seguito fece perdere anche la terza stella. Potreste chiedervi se valeva davvero la pena rischiare la vita per alcune bottiglie. Vi dico solo che dalla cantina dell'Enoteca Pinchiorri sono uscite per andare all'asta un paio d'anni fa circa 2.500 bottiglie. Solo i Romane Conti 1990 sono stati battuti a 43.000 euro a bottiglia. In totale è stata raggiunta la cifra record di 3.300.000 euro. Se già vi sembrano cifre enormi, vi aggiungo che i registri di inventario certificano che la cantina possiede però molte più bottiglie. Si stima che siano 145.000 bottiglie e oltre, quindi meglio non fare conti. Sapevi che la Liguria, una tra le regioni più prolifiche tra i ristoranti premiati tra gli anni 60 e gli inizi degli anni 90, ha meno stelle oggi della Puglia? Sapevi che la stella più longeva è Arnaldo a Rubiera, seguita a ruota da Vittorio a Brusaporto e dal San Domenico di Imola? Sapevi invece che esisteva in Guida una pizzeria con una stella nel biennio 1961-62? È Negri, a Ponte Cagnano, un evento di cui neanche gli attuali gestori sanno nulla. Affermerà il titolare che all'epoca questi riconoscimenti non erano percepiti come oggi. Non fatevi ingannare però, la stella era per la cucina, la pizzeria non era stata minimamente presa in considerazione. All'epoca, più che appunto il riconoscimento della stella, fece crescere la fama di questo locale il fatto che fosse meta abituale di Umberto di Savoia, veniva riservata addirittura una saletta privata con vista. In seguito divenne poi anche meta di diversi VIP come Sofia Loren, Totò, Vittorio De Sica. Oggi è considerata una valida pizzeria anche per la top 50 pizza. La Lombardia, con 240 riconoscimenti dal 59 al 2002, è stata la regione con più stelle in assoluto. Sapevi invece che per la prima volta è stata data anche una stella a un ristorante 100% vegano? Si tratta del Clé di Zurigo. Vi lascio con l'ultima curiosità. Parlando di due stelle Michelin, nel 1969 sono state assegnate le prime. Erano 10. 10 più una. Più una perché la guida Michelin Italia, sino al 1993, ha incluso anche i ristoranti del Canton Ticino. Infatti, solo nel 1994 è uscita la prima edizione della guida Michelin Svizzera. Cosa è rimasto di questi ristoranti? Beh, qualcuno ha chiuso, qualcuno si è reinventato, cambiando attività o stile di cucina. Villa Sassi, ad esempio, è diventata una location per matrimoni, come Rocca. Mentre la Trattoria del Santa, a Genova, ricorda i vecchi momenti, addirittura sul sito, rievocando appunto di essere stato uno dei primi due stelle italiani. Solo Fini a Modena di questo elenco conserverà la stella fino al 1997.